Oggi intanto al Rione Conocal di Ponticelli l'inaugurazione del campo sportivo dell'Istituto Edoardo De Filippo realizzato dalla Fondazione Santo Bono Pausillipon con un finanziamento di circa 50.000 euro donati da privati. Un presidio di legalità in un Rione a forte rischio criminalità. Presente il procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De Rao, forte sostenitore dei progetti contro la devianza giovanile. Il procuratore ha sottolineato come la strategia delle nuove bande criminali che colpiscono ad Afragola come nel cuore di Napoli assomigli sempre di più alle tattiche terroristiche. Queste le immagini del Rione Conocal, ma ora sentiamo il procuratore Cafiero De Rao. È chiaro che utilizzare un ordigno esplosivo è un segnale di una novità, un segnale al territorio, un segnale evidentemente al gruppo contrapposto, una indicazione chiara: da questo momento siamo noi presenti e ci muoviamo con questa strategia. Quindi credo che lo Stato, in un caso come questo, che è quasi di terrorismo camorristico, debba intervenire con tutte le proprie forze e impedire che vicende di questo tipo si ripetano.